Lezioni di educazione finanziaria per affrontare le complessità di un sistema sempre più competitivo per gli imprenditori del territorio. Ed è a questi che si rivolge il primo master organizzato in tal senso dall'Università di Urbino in collaborazione con la Banca di Pesaro con 8 lezioni dal mese di aprile. È un progetto che abbiamo impostato insieme all'Università di Urbino perché è giusto che Banca del Territorio, la Banca di Pesaro, sviluppi quello che sono le conoscenze finanziarie, sono conoscenze necessarie per ogni piccola e media impresa, non perché gli imprenditori non le hanno, ma per migliorarle e per metterle in condizioni di affrontare al meglio le loro attività e con le problematiche di oggi, vuoi l'aumento dei tassi che c'è stato, vuoi le problematiche finanziarie sulla crisi che c'è stata, sull'aumento Istat importante degli scorsi anni. Quindi una serie di aspetti che un imprenditore, che comunque conosce, ma che può approfondire grazie anche al contributo che la Banca di Pesaro ha impostato insieme all'Università di Urbino, che fa seguito ad altre sinergie sempre con l'Università di Urbino in ambito finanziario. Pensiamo tutti di conoscere come funzionano i mercati finanziari e poi invece scopriamo da tante ricerche che il livello della conoscenza finanziaria, appunto l'educazione finanziaria, non è a livelli molto elevati. Quindi la nostra ambizione è quella di dare un contributo sul territorio, non solo agli studenti, ma in questo caso appunto è rivolto al mondo imprenditoriale. Sembra strano, ma insomma, pensiamo che ci possa essere un interesse su questo tipo di formazione. Questo nasce dal rapporto che abbiamo con la banca, cioè questo confronto ci sta dicendo che ci può essere uno spazio anche nel mondo imprenditoriale. Tra l'altro molti studi dimostrano che anche la capacità degli imprenditori di accedere alle risorse finanziarie è direttamente proporzionale al loro livello di educazione finanziaria. Quindi ecco, di nuovo, la nostra ambizione è dare un piccolo contributo a favorire la crescita delle piccole imprese nella nostra provincia.